Presente. Sordo. Presente. Presente. Marino. Presente. Rinaldi. La Villa. Presente. Ciciletto. Presente. La Salvia. Presente. Marocchi. Loredana. Presente. Piccolo. Presente. Posso non procedere, posso procedere. Allora, visto che il numero c'è, procediamo. Allora, questa sera in consiglio portiamo due argomenti. Il primo è variazione al bilancio di previsione 2017-2019, ratifica della decisione comunale numero 131 dell'8/8/2017 adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Ovviamente l'argomento è già conosciuto, nel senso che siccome qui nel mese di vediamo un po', nel mese di agosto è stata adottata la delibera, no? E quindi anche i consiglieri di minoranza sono a conoscenza, anche perché il capigruppo viene data copia degli atti deliberativi. Oggi, così come prevede la norma, andiamo a ratificare praticamente la variazione di bilancio avvenuta in data 8 agosto 2017. Se ci sono degli interventi, altrimenti procediamo direttamente alla votazione. Qualche chiarimento, visto che c'è il responsabile del settore. Siccome sono generiche le voci, questi 245.000 euro rivengono da diverse fonti, quindi le entrate, fondi perequativi dello Stato, cioè questi 55.000 euro in più, forse sono quei fondi per i piccoli comuni, quei fondi integrativi? Sì, la finanza locale quindi ci ha accreditato questa maggiore somma e quindi l'abbiamo spalmata. Quindi diciamo che tra 2.109.000, tutto bene, previsione di cassa 2.109.000 di introiti. Dove lo vedete? Alla pagina. Abbiamo una domanda, sì. Vorrei prima. Sì, vorrei capire ciascuna entrata a che titolo viene incassata. Per cui il comune incassa 2.109.000 più 55, giusto? Per capire se nel totale era già comprensivo di 55 o meno. Non credo, perché questi sono in aumento. Se mi dice la pagina del pagina 1. Non è il 2.109.000. Pagina 1, dove c'è lo specchietto di tutte le entrate. Aspetta, le entrate, non le spese. Allora, quella è la previsione di cassa. Comunque, la previsione di cassa, il totale aggiornato è 2.007. Riceviamo una buona cifra, siamo più o meno tornati alle cifre che venivano incassate negli anni precedenti. Insomma, qualche centesimo in meno, cioè qualche centinaio di migliaia di euro in meno. Distribuzione energia elettrica, questi proventi, da dove provengono? La parte a quale si riferisce? 179? Esatto. Sì, si tratta appunto di maggiori somme che per precedenti accordi effettuati da parte dell'amministrazione, quindi diciamo. Si tratta sempre degli impianti eolici? No. Quindi con maggiori somme, quindi sono stati, avevamo il titolo giuridico per inserirli tra le entrate del bilancio. Sono nelle varie eoliche, dove che cosa? Distribuzione energia elettrica, cioè. Si tratta di quel precedente accordo dove ha firmato l'amministrazione. Il vecchio accordo firmato la vecchia amministrazione comunale. Il vecchio accordo firmato per l'elettrodotto che passava, così come abbiamo avuto tutte le micro. Perché se è così,
noi deliberammo a suo tempo che io sapevo 160.000, se non sbaglio, che il 50% dovevano essere utilizzati per strade rurali, ponte romane. La destinazione del consigliere appunto resta sempre la stessa, anche perché per modificare quella destinazione che noi non abbiamo voluto modificare, bisognava portarla in consiglio comunale, fare una nuova convenzione. Noi abbiamo ritenuto che ciò che era stato fatto. E quindi nelle spese che è previsto. Certamente, cioè sono state assegnate quelle risorse così come prevedeva l'accordo. Una parte per la sistemazione delle strade esterne, un'altra parte per piccoli interventi per quelli che possono essere fatti. Cioè i 100.000 per non tutti. Una parte per le strade comunali, poi per le spese correnti. Consigliere, appunto, le dico io come funziona la cosa. Quell'accordo prevedeva il 50% della somma, il 50%, non il totale, ma diviso fra strade esterne comunali e ponte romano. Siccome non è indicato. Ma non ci sono dei capisci, non deve essere indicato. Però è un chiarimento. Possiamo parlare perché ricordavo che c'era. Mi pare che stiamo qui a posto. Il resto poi chi ci sarà quando terminerà l'elettrodotto, dopo di noi utilizzerà il resto del suo. Questi sono stati già incassati? No, c'è il titolo giuridico per poter reintegrare. Okay. E i tempi si prevedono? A breve, al momento diciamo. Ma perché dice chi sarà dopo di noi? Non credo che il 50% lo incasseremo, il restante 50%, almeno che non incasseremo l'accordo, e come dice la convenzione, quando sarà entrare in esercizio praticamente l'elettorato, quindi immagino che ci vorrà un po' di tempo. E quindi il 50% che si incasserà a breve? Lo verseranno, quando arriverà nelle casse sarà destinato. Ma qui parliamo di bilancio. Come deliberato. Ma siccome questa è una cosa che abbiamo già da tempo, già abbiamo previsto di utilizzare. Questa cosa fu deliberata su mia proposta, ci terrei che chiaramente per continuità. Consigliere Cutolo, non sempre capita che ci troviamo d'accordo sulle cose, in uno degli ultimi consigli. Sì, adesso non facciamo l'aleggirico. Ok, a posto. Ho il diritto di dire una parola anche io, oppure lui ritiene se devo fare il pane giri come. Non ho fatto nessun pane giri. No, lei lo sta dicendo a me. Che sto semplicemente dicendo che siccome non quasi sempre, non lo stesso, quasi sempre non ci troviamo d'accordo. È un fatto che succede. Uno degli ultimi consigli comunali abbiamo votato la quasi totalità. Mi faccia terminare, abbiamo un attimo di pazienza. Anche per farmi dire due cose, visto che vi ho dato qualche modestissimo chiarimento sulla questione delle entrate. Questa volta voglio dire che anche noi abbiamo ritenuto di destinare, pur potendo cambiare. Perché ho pensato che forse qualcuno all'epoca si era confuso con i soldi delle royalty che venivano dai pozzi di metallo dello sfruttamento, aveva confuso i soldi dello sfruttamento dei pozzi di metallo con questi soldi, perché questi sono i soldi che vanno alle strade esterne e non quelli, come è stato detto da qualcuno in passato, ma non mi riferisco a lei, qualcuno che ha sbagliato, ma ci sono arrivati. Ben vengano queste somme perché sono a vantaggio di tutta la comunità santa catese. Abbiamo ritenuto che la destinazione, anche noi, fosse una destinazione oculata, per cui non questo proprio a scanso di tutto. Va bene, possiamo procedere a questo punto alla votazione. Chi è favorevole alla variazione di bilancio? Chi si astiene? Chi è contrario alla variazione di bilancio? Sì, votiamo sulla immediata esecuzione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? La salvia è malata. Va bene, procediamo.
secondo punto all'ordine del giorno è previsione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 ricognizione partecipazioni possedute individuazioni partecipazioni da alienare determinazioni. Sicuramente avete detto gli altri, è inutile che vi faccio la storia, avete seguito la televisione, ciò che il governo Renzi praticamente ha previsto e ha modificato in tema di società partecipate, per cui il patrimonio di tutti, sicuramente potrete aggiungere se avete interesse qualcosa alla discussione. Oggi, dopo il primo adempimento che è stato fatto il 31 luglio del 2016, così come è chiesto del 31 luglio 2017, di quest'anno, oggi noi in Consiglio Comunale appunto portiamo l'argomento, questo adempimento va fatto entro il 30 settembre, altrimenti potrebbero, sicuramente ci sarebbero delle sanzioni, per cui abbiamo portato l'argomento in Consiglio. Quindi la trasformazione di quella che era la Sant'Agata Servizi da società in house, così perché lì sono stati stabiliti dei parametri, ma è inutile che mi sto a scrivere perché conoscete tutti quanti, pur essendo una società abbastanza sana, la società in house, il Comune di Sant'Agata purtroppo non rispetta uno dei tre parametri, e quindi la possibilità che c'era tra le altre, tra le pochissime, era quella della vendita della società, l'alienazione. Noi abbiamo ritenuto di salvaguardare i posti di lavoro e i lavoratori della Sant'Agata Servizi, perché questa è una questione molto molto seria, ed è stata prevista oggi la trasformazione. Ovviamente questo accadrà, abbiamo un anno di tempo come atto temporale, ma la decisione viene presa oggi in Consiglio Comunale, per cui quella è di trasformare la Sant'Agata Servizi in azienda speciale. Il Comune avrà un controllo di società per azioni. Azienda speciale. Sì, però è speciale, ma soprattutto di società per azioni. Io, per quella che è la mia conoscenza della materia, dovrebbe essere un'azienda speciale e basta, così come è una società di capitale. Tra l'altro, cosa significa azienda speciale? Insomma, dovremmo andare tutti quanti a documentarci cosa comporta la trasformazione in azienda speciale. Ognuno di noi, voglio dire, poteva, come dire, informarsi e capire bene cos'è l'azienda speciale. La discussione portiamo, ognuno di noi si non fa finire di parlare, consigliera Cuttolocco, perché è libera di fare quello che vuole. Tanto alla fine fa le proposte, poi non vota neanche la proposta che ha fatto qualche anno fa per quanto riguarda l'estensione dei soldi, per cui le altre modalità di spesa per me, diciamo, è difficile comprensione, però diciamo, ci rinuncio, sono rinunciato diverso tempo fa. Fatta questa premessa, quello che possiamo dire è che c'è un maggiore controllo sicuramente da parte dell'ente comune della società, quindi i cambiamenti che ci saranno, che potrebbero essere diversi. Una delle grosse società che in questi giorni si appresta a cambiare proprio organizzazione, quindi proprio, come posso dire, non dico ragione sociale, ma proprio come costituzione di società, è la Porto Pugliese, che ha seguito la stessa strada e tra un po' diventerà, nell'arco di un anno, diventerà azienda speciale. Ecco, quello che mi sento di dire a proposito dei dipendenti e quindi della salvaguardia dei posti di lavoro, e l'amministrazione comunale si è preoccupata soprattutto di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti, questa è l'unica scelta possibile che dà ai dipendenti la possibilità di continuare a lavorare in questa azienda speciale, che sarà controllata direttamente dal comune.
quindi i bilanci non saranno più fatti come prima, mentre prima, ecco, giusto per dire qualcosa, ma io prima non lo dicevo in senso dispregiativo, riguardo sempre le cose in maniera sinistra, considera tutto. Uno degli aspetti importanti che cambiano, perché è complicato, voglio dire, parlare, dovrebbe parlare di azienda speciale in tutto e per tutto, una cosa molto, molto complessa. Quello che possiamo dire è che i dipendenti sono garantiti, che noi come comune non abbiamo optato per la vendita perché sarebbe stato un salto nel vuoto e da lì a poco i dipendenti, non sapevamo che fine facevano i dipendenti della Santa Casa Servizi, si è posto anche questo rischio. Ma noi siamo stati molto attenti su queste cose. Il controllo da parte dell'ente comune diventerà molto più forte rispetto all'operato della, oggi la chiamo già ex Santa Casa Servizi, anche se in proprio perché allo stato ancora esiste. I bilanci dell'azienda speciale saranno bilanci verificati anche da noi, che dovranno essere approvati in consiglio comunale. Quindi noi, come dire, per usare un'espressione che forse può sembrare brutta, ritorniamo, ecco, teniamo proprio, riprendiamo proprio le redini di questa azienda speciale e la governiamo direttamente. Ovviamente tutte le cose sono assoggettate alle stesse norme dell'ente comune e della pubblica amministrazione. Una precisazione, prego. Già adesso nei bilanci entra il bilancio della società di servizi e quindi viene approvato. Sì, sì, io parlo di una cosa diversa, ma il bilancio però, proprio saranno portati, sono già portati in consiglio. Sì, ma è diversa la cosa, è proprio diversa come fatto tecnico. Io non sono ragioniere, non sono neanche commercialista, per la moglie. Però mentre noi oggi abbiamo la figura del dottor Martitelli che esercita il controllo analogo in quanto ragioniere, che è una cosa, da domani è tutta un'altra cosa, queste figure non esisteranno più, cioè il bilancio è patrimonio nostro, sto bene, nel senso che siamo noi che lo governiamo, mentre oggi lo governa ancora la Santa Casa Servizi con i controlli del controllo analogo, e poi è ovvio che utilizzando, essendo una società partecipata al 100%, è normale che entra nel bilancio del comune, sarà proprio diretta la cosa, quindi da qui a poco potrebbe cambiare qualcosa anche all'interno, noi ci auguriamo che diminuisca qualche spesa e che quindi possa avvenire questa diminuzione di spesa, anche se non concesso, ma a beneficio di tutti i lavoratori e anche del comune di Santa Caterina. E certo, ma queste poi sono cose che vedremo, abbiamo un anno di tempo per la trasformazione vera e propria. Io sono dell'idea che prima la si fa questa cosa, perché qua nel nostro paese sono sempre curiose le cose che si fanno, meglio è, ma questo lo dico sempre per tenere al sicuro i lavoratori, perché poi i lavoratori li dobbiamo blindare, ma questa è l'idea che tengo io. Dobbiamo salvaguardare il posto dei lavoratori della Santa Rita Servizi. Se non ci sono volevo precisare una cosa. Sì. Allora, per quanto riguarda l'azienda speciale, praticamente leggo sia nella bozza della delibera che oggi si va ad approvare, che si fa riferimento, per quanto riguarda la trasformazione, sì, all'articolo 118 del testo unico. Allora, l'articolo 118 del testo unico parla di trasformazione della società e acquisisce la figura giuridica della società per azioni. Quindi questo, secondo me, può essere, diciamo così, è chiaro che dà maggiori controlli alle aziende speciali, però da nello stesso tempo, diciamo così, che c'è la contropartita che la società non può fare affidamenti diretti. Allora, l'affidamento diretto, secondo me, è un'agevolazione, una facilitazione per i propri dipendenti. Quindi questo è il termine di, quindi la trasformazione, secondo me, se si poteva evitare o si può ancora evitare, sarebbe una cosa da augurarsi, perché cosa, io vedo un cosa, diciamo, evitiamo questo e facciamo, no, restare sempre società in house, perché io vedo la media 424,
424.000 euro. Allora, questo dato è comprensivo di IVA o senza IVA? Il fatturato medio è comprensivo di IVA o no? Perché se è comprensivo di IVA, vabbè, 424, oppure con, visto che stiamo ancora a, praticamente settembre, fino a dicembre ci sono ancora 3 mesi. Non sono, ma si, si possono. Sì, questo è il 2017-2019. Perfetto, però nel riferimento 2015-2017 noi potremmo anche superare. No, però consigliere, una cosa che non ho capito io, chiedo scusa. Quindi la perplessità sulla modifica, sulla trasformazione da società in house, dove noi riteniamo che non ci siano, come dire, requisiti richiesti dalla legge. In azienda speciale qual è la perplessità che la vediamo? Perplessità è che con la società in house c'è maggiore, diciamo, c'è un rapporto diretto e quindi c'è un affidamento più semplice, invece con la società per azioni che si fa quando si va a trasformare l'azienda speciale, quindi sostanzialmente è diverso anche il modo, diciamo. Vabbè, diciamo, questa è la prima osservazione a cui risponderemo. Un'altra osservazione. Poi l'altro problema è questa, che se il limite si riesce a superare, la società resta com'è, non c'è bisogno di fare nessuna trasformazione. E quindi ecco perché io chiedo, l'importo è comprensivo di IVA? Vabbè, allora se ha terminato noi procediamo, voglio dire, con le risposte tecniche così per questo intervento. Poi l'intervento del consigliere della Salvia riassume un pochino, diciamo, le osservazioni, cioè, della signora. Se riusciamo a evitare questo passaggio. Siamo qua solamente per il meglio, per i lavoratori della Santa Casa Servizi, e quindi per le responsabilità che abbiamo, voglio dire, ci siamo posti questi problemi in maniera molto seria. Sono cose molto serie. Se che vuoi rispondere prima tu sul fatto della trasformazione, della differenza che c'è? No, nel passaggio diretto anche c'è maggiore controllo della società e del comune sull'attività dell'azienda speciale. L'azienda speciale, come il comune, sarà obbligata ad applicare tutti gli affidamenti secondo il decreto legislativo 50, cioè quindi secondo la legge, l'affidamento non può essere diretto se non nei momenti del secondo le casi previsti dalla legge. Se affidamento è quindi voglio dire, applicherà assolutamente il decreto legislativo. La normativa pubblica, il 50. Così come anche tutto quanto il 163 per quanto riguarda le attività dei dipendenti comunali, delle attività dei dipendenti, del personale, quindi voglio dire, anzi, e diventa un comune sostanzialmente. Il rapporto è molto più stretto, la governance sarà molto più stretta. Poi certo, per quanto riguarda gli organismi, questo sarà oggetto di statuto, di studio che sarà tutto ancora da costruire. È tutto da costruire, insomma. Perché questa scelta è stata fatta, o doveva essere fatta anche dal Comune di Napoli per alcune società partecipate che stavano trasformandosi in azienda speciale, e come ha detto il sindaco da ultimo, e allo studio anche un passaggio da parte della Pugliese in SPA. Ovviamente questo non è un problema solo santagatese, è semplicemente un problema italiano, cioè tutti i comuni che hanno le società. Il riferimento al 118 è una forma prevista, legittima, che anche la Corte dei Conti in una relazione a corredo della partecipata aveva visto come forme alternative alla gestione dei servizi, perché poi di questo si tratta. Questi servizi come possono essere gestiti in maniera alternativa? La maniera alternativa sono o gli affidamenti, diciamo, sciogliendo la società e quindi sistematizzando, fondare, quindi ovviamente con quella situazione che ovviamente potrebbe anche non garantire. Questa è una situazione pericolosa. E l'azienda speciale, che adesso è possibile anche istituire nuove aziende speciali. Cosa che è vero, fino a qualche anno fa, nel 2012, a seguito di una norma poi dichiarata incostituzionale, non era più possibile. La cosa però è stata superata e molti enti che hanno questa difficoltà di mantenere queste società partecipate, certo, se ci fosse stata la possibilità di non cambiare, probabilmente sarebbe stato più comodo.
Quindi però il problema del fatturato era un problema. Il problema del fatturato è meglio comunque. Prego, prego. Allora, il discorso del fatturato che faceva riferimento è un dato a ritroso, non è prospettico. Innanzitutto il fatturato che lei legge lì si tratta del comprensivo di IVA, un primo aspetto. Ma il problema più grave non è quello. Il problema è che la riforma Madia, nel testo unico delle società partecipate, fa riferimento al fatturato medio, al triennio precedente, quindi una fotografia proprio per evitare gli affidamenti e porta la soglia e porta chiaramente oltre la soglia prevista, quindi i 500.000 euro il limite previsto dalla riforma che è stato la prima riunione e poi è stato ucciso il 500.000 per il periodo transitorio è stato ucciso a 500.000 fa riferimento dal triennio al fatturato 2013-2015. Quindi quello è un dato che non si può immodificabile. Quello è stato fatto apposta, quindi sempre per evitare questo discorso. Per evitare questi scherzetti che qualcuno potrebbe fare. Non è il caso nostro, io ho detto in premessa, la nostra è una società sana. L'unico però ed è l'unico dei requisiti si la no, ed è l'unico dei purtroppo no, altrimenti c'è un riferimento del 2015-2017. No, sempre un fatturato di 3 anni. Questo è il fatturato medio, con la fotografia di quei 3 anni. La media di 3 anni, del fatturato di quei 3 anni. Ah no, ma sta dicendo che il periodo temporale è quello, 2013-2015, ma dal momento in cui è entrato in vigore, punto. Posso chiedere? Poi quelli costi comprensivi di IVA, quindi là il fatturato. Era questa azienda speciale, si costituirà un organismo nuovo, un consiglio. Le cui nomine saranno fatte dall'amministrazione, per cui diciamo che l'azienda speciale dà un peso notevole, totale, diciamo, all'amministrazione comunale. E questo vale anche per assunzioni, eventuali licenziamenti, tutto quello che sarà deciso, quindi indurrei a riflettere sulle norme. Potere che acquisterebbe il comune rispetto ai dipendenti, rispetto alla gestione eccetera della società, rispetto a questo a questa situazione attuale dove c'è una maggiore indipendenza. In che senso? Cioè, non capisco il discorso. Non è sempre detto che aumentare non dico l'ingerenza, i poteri dell'amministrazione comunale sia un valore, dipende da come vengono. Dipende da come si vede la cosa, le posso dare una piccola risposta. No, oggi invece la società in house è molto più legata nelle mani dell'amministrazione, perché basterebbe togliere 2 servizi alla società in house e loro lo sarebbero costretti a licenziare il personale. Così quel personale invece è quasi come se fosse personale comunale, quindi è molto più garantito. È l'esatto contrario, è molto più garantito. Parlo delle implicazioni di altro genere politiche che derivano. Ma anche guardi, ma anche il dipendente comunale a tempo, anche il dipendente comunale a tempo indeterminato può essere licenziato dall'azienda. Non ha nessuna garanzia. Quindi avremo altri 20, quanti sono? 25 dipendenti. Sempre gli stessi che stanno, considera tutto. Quelli che c'erano, quelli sono. Però se lei ritiene di doverli mandare a casa. No, guardi, inutile che può anche votare contro. Avremo un numero quasi raddoppiato di dipendenti comunali. No, più o meno la stessa cosa. Non ha afferrato la. Perché se il consiglio è così speciale, è un'azienda speciale, è un'altra cosa. Sarà di nomina dell'amministrazione. Voglio fare una domanda. Qua oggi noi stiamo votando, decidendo se la Sant'Agata Servizi chiude, vanno tutti a casa e quindi perché per qualsiasi motivo ognuno insomma la pensa come quello, oppure la trasformiamo come società speciale. Diciamo questo è tu, cioè, se tu ti proietti a vedere poi altre dovresti semplicemente dar conto, devi semplicemente, secondo me, dar conto ai cittadini santagatesi. Tu oggi la tua scelta qual è? Vuoi chiudere la società Sant'Agata Servizi? Pensi di voler chiudere la società al nostro posto, questa è la nostra proposta, no? Quindi decidi di chiudere la Sant'Agata Servizi e basta, o proponi e basta, quindi questo votando no o votando quello. Ah, la mia, ma poi ci. Ma qual è il moralismo?
Ma qual è la soluzione? Cioè, tu devi scegliere questo, no? Semplicemente chiedendo di fare una scelta, vuole la legge. Semplifica la legge. Scusa, non vuole l'incentivamento. No, però il discorso è molto... No, però io quando hai parlato di un giorno, il discorso è molto più semplice di quello che si pensa. Cioè, oggi qua si tratta di decidere questa cosa. Chi voterà? Voterà a favore o contro di questa proposta? Altrimenti uno chiede, come tentava di fare la Sabbia prima, dice la mia proposta alternativa è questa qua, ma non la mia non proposta non esiste e noi votiamo, cioè tu decidete quello che volete fare oggi, punto, basta, poi basta, è finito, questo è il discorso. Il punto è questo. Mi sembra abbastanza semplice. Io mi rendo conto che oggi è una cosa... Ma poi domani ne parliamo di un'altra cosa, sì, ma quando c'è, ci sentiamo poi. Non esiste, tu oggi chiudi, significa che i lavoratori, scusa, Brenda, se tu oggi chiudi, i lavoratori vanno a casa, no, poi domani, no, non allora, so che se succede. Se c'è lo spostamento, quindi avviene la liquidazione, no, se ne frattempo no, c'è lo spostamento, la trasformazione, non può succedere niente, i lavoratori sono garantiti, così come i lavoratori sono garantiti. I lavoratori sono tutelati, ho detto i lavoratori li stiamo blindando, li stiamo tutelando al massimo con questa cosa che è stata verificata, controllata, si è parlato con notai, si è parlato con commercialisti, con esperti, voglio dire, in Italia tutto è possibile, appunto, oggi però se la consigliera c'è l'obbligo, così come succede per il discorso della nettezza urbana, per i rifiuti succede la stessa cosa, è successa la stessa cosa. La tutela del lavoratore è garantita. No, posso fare un esempio piccolo piccolo, diciamo, alla consigliera Marucchi, giustamente ognuno è un fatto importante, anche se noi abbiamo dato delle spiegazioni che sono quelle che rivengono dalla norma. Tu ti ricorderai quando una parte dei dipendenti della Sant'Agata Servizi passarono al servizio per la raccolta dei rifiuti. Okay. Oggi con la raccolta dei rifiuti cosa succede? Allora dalla Sant'Agata Servizi passarono alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Con la raccolta dei rifiuti che cosa c'è in particolare? E qui è lo stesso, perché non è nessuno di noi, e tu hai scritto la parola liquidazione da colpo di noi, trasformazione è la parola magica. Lì c'è una norma di salvaguardia che dice oggi chi gestisce i rifiuti, la ditta Botticelli, tengo Renzo Botticelli di fronte a me e mi è venuto in mente il suo cognome. Bene, domani lo gestisce la ditta Marotti, la clausola di salvaguardia dice che tutto il personale che lavorava prima deve passare a lavorare dalla ditta Botticelli alla ditta Marotti. Punto. Questa è una trasformazione. Diversa sarebbe stata la questione della vendita, che noi riteniamo di non dover far fare un salto nel buio, nel vuoto, anche perché la società ha un valore abbastanza modesto. Qual è il valore della società? 10.000 euro, quindi se la può comprare chiunque, la può comprare 10.000 euro. Avremmo potuto pensare di fare oggi la proposta di vendita della società. Sarebbe stata una follia. Avremmo detto che noi vi buttiamo allo sbaraglio, invece noi vi stiamo garantendo. Però siccome noi stiamo qua e stiamo per ascoltare, se la consigliera Butolo ha delle proposte alternative da fare, quello che sta dicendo, siamo tutto a futura memoria, qualora non perché sempre in altre occasioni non è stato messo per ma siccome in passato per sempre che deve succedere di strada, gli interventi non vengono sempre messi come con la pubblicità delle abbiamo il buon Leonardo Capano che non smetterò mai di ringraziare, sono tutti disponibili su YouTube. Il sindaco ha appena ricordato che in passato è accaduto che dipendenti della società di servizio sono stati trasferiti alla società di gestione dei rifiuti, giusto? Cioè erano dipendenti della società di servizio con tutte le tutele che invece sono passati sotto la gestione di una ditta privata con tutte le implicazioni che la cosa comporta. È successo in passato. E io posso temere che succeda in futuro. No, con questa forma no. No, scusami, immagina che potrebbe anche arrivare un meteorite e distruggere il mondo. Però
no, ma di che cosa stiamo parlando però? Io sono abituato a fare la parte. Dell'immondizia, loro sono assicurati, cioè questi dipendenti. Ma anche adesso, se non fai l'incontro con i sindacati quando trasferisci da una ditta all'altra e non garantisci i posti di lavoro, stai tranquillo che passa. Anche oggi è così, tant'è vero che è avvenuto giorni fa, visto che stiamo per passare da una certa. Ma quando si va a Ramallo, ci potrebbe rimettere qualcuno le penne? In questo caso, ma stiamo parlando di problematiche. Non sono minimamente pubblici, cioè io ho fatto un esempio per... Sto ancora aspettando la proposta della consigliera Cutolo. La nostra allora, proposta. Non sei capito, la mia era una riflessione che voleva far capire all'uditorio, se ascolta con attenzione senza retropensieri, che questo trasferimento non è, come dire, un atto di generosità degli amministratori. L'amministrazione sa che andrà a gestire una azienda speciale dove avrà al 100%, così come contribuisce al 100%, la prerogativa di gestire, di decidere tutto. Oggi ha qualche limite rispetto a questo. Ah, perché l'amministrazione ha firmato la cambiale che deve dare per forza, vedo l'amico Donato Magnisio di fronte a me, che il trasporto pubblico deve essere gestito per forza da Santa Caserina. Mi pare che sta dicendo delle cose inesatte. Che la pulizia deve essere fatta. Ma di cosa? Quelli lavorano, ma abbia pazienza, lei sta dicendo che le cose, se non finisce neanche il mio discorso. Lei chiude la sua discussione quando la vuole. Non chiude la discussione mentre sto parlando io, perché la discussione è sicura. Allora, segretario, mi raccomando, siccome si mette in dubbio quello che scrivi come segretario pubblico, siccome non siamo qui a fare teatro, perché allora io chiedo che quello che ha detto il sindaco venga messo a verbale. Non sempre avviene, perché non viene sempre richiesto, semplicemente questo. Poi mi chiamerò direttamente Renzi, adesso parlerò con Gentiloni, gli dirò, mi raccomando, amico mio, non cambiare mai la norma, perché io in Consiglio Comunale ho preso un impegno così, perché se tu poi mi cambi la norma nazionale, e quello è un altro paio di parlando, consigliera Cusolo, abbia pazienza, veramente. Se cambia la norma, va bene, gli interventi li abbiamo ascoltati, proposte alternative non ne sono arrivate, su questo ne eravamo certi. Procediamo alla votazione. Chi è favorevole alla trasformazione? Noi siamo per la salvaguardia al 100%. Noi di sicuro, altrimenti consigliere La Salve e consigliere Amoroso, se non avessimo pensato a questo, avremmo proposto la vendita, cosa che abbiamo escluso immediatamente. Detto questo, ci metto una pietra tombale su. Per il resto, demagogia allo stato puro, ma non ci interessa. Chi è favorevole? Ovviamente stiamo parlando della revisione straordinaria. Alzi la mano. Sì. Se è la trasformazione l'unica soluzione per salvare la situazione, non è un problema nostro, o meglio, è un problema italiano, perché tutte le società di servizi si trovano in questo momento. Chi si astiene, chiedo scusa, finiamo la votazione, non ci sono contrari, diamo l'immediata esecuzione. Chi è favorevole? Tutti eccetto la consigliera Cutolo. Chi si astiene? La consigliera Cutolo. Signori, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta. Buonasera a tutti.